Bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Siamo alla pallanuoto, semifinali. Purtroppo l'Italia è stata eliminata, quindi da un punto di vista emozionale, di coinvolgimento emotivo, è finito il torneo perché non c'è più la possibilità per l'Italia di vincere le medaglie. Ma per un vero amante della pallanuoto adesso abbiamo delle partite di livello assolutamente straordinario. La prima semifinale è stata quella tra la Grecia e l'Ungheria. Una sfida stupenda, già vinta nel girone regolare dalla Grecia, questa Grecia sorprendente che ha vinto il girone dove giocava anche l'Italia, Italia che ha pareggiato in rimonta con la Grecia, Grecia che si è liberata del Montenegro facilmente, mentre invece l'Ungheria ha dovuto battere la Croazia già nei quarti di finale. Oggi ancora un colpaccio per la Grecia, vittoria 9-6 e meritatissima qualificazione alla finale. Una partita veramente emozionante, veramente bella, di livello tecnico altissimo, giocata con grande intensità dalle due squadre fin dal primo minuto di gioco, tanti errori anche, tanta tensione, tanta battaglia. Un numero di falli spropositato, adesso non ho il dato preciso che non sono riuscito a recuperarlo, ma eravamo attorno a una trentina di espulsioni combinate dai due arbitri, la coppia Goldenberg-USA e Voevodin in Russia, che è riuscita ad amministrare piuttosto bene la partita, cercando di controllare un gioco che tante volte è andato molto su di giri. Forse nel finale qualche errore, è mancato qualche fischio, ma niente di assolutamente fondamentale o decisivo. La Grecia ha vinto perché? La Grecia ha vinto perché è stata veramente una squadra, è stata veramente competitiva, all'inizio ha commesso tanti falli, ha rischiato di trovarsi con giocatori che dovevano lasciare la partita nel finale, invece è stata comunque capace di rimanere concentrata sull'obiettivo. L'Ungheria è stata sotto sempre, è stata sempre a contatto, addirittura a 6 minuti dalla fine eravamo ancora 5 pari, a 4:32 dalla fine Varga con una rete stupenda aveva riportato l'Ungheria sotto soltanto di un gol, 7-6, ma la Grecia non si è mai data per vinta, è stata molto efficace in situazioni di superiorità numerica, infatti trovando 7 gol su 14 occasioni, un ottimo 50%, che è stato forse il dato decisivo da un punto di vista numerico, se pensiamo che l'Ungheria al contrario ha avuto ben 16 opportunità in superiorità numerica realizzando soltanto 4 gol. La Grecia ha saputo difendere molto bene, ha saputo mettere in difficoltà molto spesso l'attacco ungherese, l'ottimo Varga ha realizzato soltanto un gol, tirando soltanto 4 volte, ma Nerz è stato molto bravo con 2 reti su 5 tentativi e 2 reti spettacolari nel secondo tempo con i quali ha tenuto a galla l'Ungheria, ma la Grecia ha avuto soprattutto Argyropoulos che ha fatto una partita straordinaria, 4 reti per lui su 6 tentativi e poi il giocatore che a mio avviso è stato decisivo, Vlachopoulos, ha giocato tutti e 32 minuti in vasca, una rete per lui, una grande regia, una grande difesa, una grande capacità di sbarcare anche i compagni. Eccezionali anche le prestazioni di Kyuvetsis e di Skumpanis, scusate la pronuncia, di Skumpanis, che ha giocato molto bene e si è venuto fuori nel finale trovando la rete poi decisiva per allungare. Grandi prestazioni anche dei portieri, Zerdevas ha giocato una gran partita, il portiere greco, 7 su 13, 54% di positività, e dall'altra parte anche Nagy, come sempre, grande istrione, ha giocato un grande incontro, 8 su 17, il 47% per lui di positività. L'Ungheria è stata più imprecisa, 6 su 27, il 22%, ma al di là dei numeri che comunque testimoniano già il successo greco, è proprio bello vedere questa epopea di una Grecia che raggiunge la storia, per la prima volta infatti si qualifica per andare a una finale, per la prima volta porterà a casa una medaglia olimpica, ma soprattutto l'ha fatto con un progetto che sta andando avanti e che in queste Olimpiadi sta veramente dimostrando, è imbattuta ancora, ha vinto il girone, ha già superato 2 turni e adesso chiunque la dovesse affrontare, che sia la Serbia o che sia la Spagna, che si affronteranno tra poco nella seconda semifinale, avrà veramente le mani piene, avrà veramente da combattere per riuscire a superare i greci che oggi mi hanno veramente emozionato, complice anche una stupenda telecronaca di Miraglia e di Binky, che sono veramente bravissimi e che sanno veramente convogliare le emozioni, l'attesa, e sono anche divertenti, sono veramente spettacolari e danno a questo sport bellissimo anche un tocco in più. Pallanuoto a questo livello credo sia uno degli sport più spettacolari che si possano seguire. Grande Grecia, quindi grande vittoria, qualificazione per la finale, vedremo chi sarà il rivale, complimento intanto agli uomini greci. Per ora vi saluto. Like se vi piace il video, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti e iscrivetevi al canale, vi aspetto. Grazie a tutti, un bacio e ciao a tutti da Lox.